Una nuova edizione del Carnevale qui a Caselle Torinese, tantissimi figuranti, carretti, tutti pronti per la sfilata. Sì, una nuova edizione pensata da un'idea del Don Claudio sotto Natale, molto semplice, restituire la festa ai cittadini. Quindi insieme al vice sindaco Paolo Gremo e all'Associazione del Territorio, che io ringrazio fino alla fine perché senza di loro non ci saremmo riusciti, abbiamo organizzato questo carnevale che coinvolge tutte le associazioni e tutti i cittadini. Non ci sono i carri, ma ci sono i cittadini. Come nella storia insegna, il carnevale era il momento dei cittadini anche per prendere in giro le autorità. Noi restituiamo ai nostri cittadini questo piacere di prendersi in giro. E i cittadini hanno accolto favorevolmente questa idea, difatti si sono fatti in quattro per la festa. Davvero si sono fatti in quattro, si sono infatti in quattro tutte le associazioni che hanno partecipato, addirittura nove. In particolar modo, devo dirlo, l'associazione commercianti che si è premunita di allestire queste ape car. Non abbiamo i carri, abbiamo le ape car di Casellesi, quindi un ringraziamento sì enorme dal profondo del cuore, anche perché questo carnevale è stato organizzato in due riunioni, non di più. Questo a riprova del fatto che quando c'è la voglia di fare per il proprio paese non servono fare tante parole, ma bisogna avere gente di buona volontà che si sente parte di questo paese, che ha voglia di restituire un po' di allegria e di gioia a questo paese. Caselle è una città veramente viva e partecipata. Direi proprio di sì. E questo carnevale inizia tutta una serie di eventi che dureranno tutto l'anno. Io penso che su Caselle difficilmente ci sarà un fine settimana dove non succede qualcosa, e questo perché, come ha detto Erika prima, c'è un tessuto sociale molto vivo che fa molto lavoro insieme all'amministrazione, quindi per noi è anche facile. Idee, si ragiona, si parte, si scende in piazza tutti insieme, ci si toglie un attimino le medagliette, diventiamo Erika, Paolo, non c'è più il presidente dell'associazione, ma c'è un amico dall'altra parte che ha lo stesso nostro obiettivo, dare visibilità alla propria comunità, alla propria città. E questa sinergia è veramente motivo di orgoglio per l'amministrazione? Direi proprio di sì, direi che quando si crea un tessuto sociale come il nostro, direi che si è costruita l'opera pubblica più importante, perché quando una comunità funziona, quando una comunità condivide i vari momenti della vita quotidiana, penso sia un'opera pubblica incredibile che va al di là delle opere pubbliche fatte in muratura. Direi che le opere pubbliche fatte con l'anima della gente hanno qualcosa in più.